torna a splendere il meraviglioso Lungarno degli Acciaiuoli. E torna a splendere ancora più di... Grandi! No, e vai, facci che... È andato via, sì. Torna a splendere il Lungarno Acciaiuoli, lo fa ancora più di prima. Torna a splendere ancora più di prima quando splendeva, perché l'è diventato pedonale. A parte lo svizzero qui con i Cayenne, è diventato pedonale. Basta smog, macchine, motorini, camion, nulla, più nulla, si è tutto a piedi. Finalmente fiumare di pellegrini e fiorentini insieme si potranno godere il tratto da Ponte Santa Trinita a Ponte Vecchio in totale tranquillità. Magari facendo una bella passeggiata. Perché, scusa, una bella pedalata in bicicletta, no? Io però, se devo essere sincero, consiglio lo skateboard. E un merciante della zona saranno contenti? Contenti, sì, gli hanno messo anche le bandiere, per Dio. Finalmente una strada senza buche a Firenze. Finalmente i turisti potranno camminare per la strada liberamente e senza essere investiti dai vari motorini e macchine. Sono entusiasta, mi piace tantissimo e sono felicissimo di come è venuto. Il Lungarno degli Acciaiuoli è il primo che viene pedonalizzato. Ma ci sarà un progetto qui a Firenze? Ci sarà un progetto di pedonalizzare non solo i Lungarni, ma tutta la città intera. A Pistoia annaffiano, a Prato fanno cantucci e noi si pedonalizza. Si ha tutto a piedi, prima che monta a macchina lo fucilano. Pensavo, sono andato giù sotto nel comune, nello scannatoio, ho visto progetti. Si pedonalizza anche la FIP lì. Ho visto le diapositive, sono tutti in coda a piedi con l'ombrellone sul groppone. In coda chiaramente, perché la FIP lì, anche se è pedonale, c'è coda. Lo giuro, lo fanno davvero, ho visto progetti. Te lo ricordi te, Cristo si è fermata a Eboli? Noi si farà la panda, si è fermata alla Ginestra. Oh, i Lungarni sono una roba ottocentesca, lo sapevi, vero? Non esisteva, mi anni 400. E quindi la domanda sorge spontanea: come si è fatta a rinascere noi senza Lungarni? Come ha fatto Lorenzo il Magnifico a diventare il Magnifico senza la passeggiata sul Lungarno Corsini? O che Magnifiolle, era a mezzo servizio. E come ha fatto Cosimo I a diventare il primo Granduca di Toscana senza aver mai visto fuori di San Giovanni qui sul Lungarno Serristori? Per non parlare di Michelangelo Buonarroti, che se gli avessero fatto la fatidica domanda: Michelangelo, va a scolpire David? Lui gli avrebbe sicuramente risposto: guarda, se c'è il verso lo vorrei scolpire qui sul Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici, con alle spalle gli Uffizi e davanti canottieri. E poi in questo tratto di Lungarno c'è una luce e un'atmosfera all'alba particolarissima. Uno dovrebbe metterselo come impegno se viene a Firenze. La mattina, invece di andare a visitare un museo, mi sveglio alle 5 e mi godo l'alba qui sul Lungarno Maria Luisa de' Medici, vista Ponte Vecchio. O se t'ha fortuna, tu becchi anche la mongolfiera di sfondo, che rende tutto più romantico. I Lungarni sono da sempre le nostre passeggiate più belle. E sono il nostro lungomare. Guarda, c'è anche due che stanno per andare a far surf. Guardali laggiù. Ci siamo baciati sui Lungarni. Ci siamo odiati. Ci siamo picchiati. Ci siamo sputati contro sui Lungarni. Io, per esempio, chiacchiero, ma la prima fidanzata a me mi ha lasciato qui all'inizio del Lungarno Cellini. Sì, mi lasciò, ma l'ho deciso io. Gli dissi: oh, ho deciso, tu mi devi lasciare. Infatti, pensando, ovvio. A me mi fanno ridere quelli che mi dicono: sì, bella Firenze, però non ci vivrei. Non c'è il mare. Sì, effettivamente, senza mare è dura. Non ci potrei mai vivere a Firenze. Non c'è la passeggiata sul lungomare la sera d'estate. A quel punto non gli rispondo nemmeno. Lo piglio per la mano e lo porto qui. E gli dico: e che tu vuoi lungomarare? Vada qui. Ma che tu vuoi lungomarare? Spiegamelo. E che tu vuoi lungomarare? Gli rispondi te a tono.